Il libro tratta della prima parte, idraulica. Sono molto contento di averlo fatto, perché ho imparato tantissime cose che non sapevo. Le sto imparando ancora, perché mi tocca rileggere le cose che hanno scritto i colleghi. Ma mi rendo conto che la sintesi, non so farla, ma ci devo provare. Mi rendo conto che anche con la Commissione dell'Ordine, diceva il Presidente Carraro che queste commissioni dell'ordine producono degli sforzi dovuti a... Certo, arrivano anche a dei libri delle volte, producono dei convegni, producono degli sforzi per capire, per riuscire a capire. Bene, noi non risolveremo il problema di coniugio degli ingegneri idraulici con gli ingegneri dei trasporti, con gli ingegneri civili e edili che fanno urbanistica, che fanno edifici, che fanno ponti, però dobbiamo provarci. Io credo che questo sia un compito fondamentale per la categoria, il compito nostro delle commissioni sia comunque quello di provare, di dare una risposta anche al mio amico Maurizio Pira, rettore dell'Università di Brescia, e aveva ragione lui, di riuscire a di provare a dare una risposta sul coniugio di questi elementi, perché altrimenti, visto il livello burocratico che ha raggiunto il Paese, visto il livello di difficoltà progettuale, e la parola progetto significa proiectum, cioè mi getto in avanti. Se non ci gettiamo in avanti a interrelare queste cose, cercare di coniugarle, bene, sarà difficile che il piano di governo del rischio alluvioni dialoghi col piano regolatore generale e dialoghi col piano dei trasporti. Se non riusciamo a coniugarli, a dare una risposta a questo, e dove l'abbiamo? Nel progetto. Credo che il progetto stia alla base della nostra, delle nostre discipline, della nostra disciplina che noi siamo al centro. Ecco, in questo dobbiamo provare. Questo libro ci prova e sono contento di averlo presentato. Grazie.